Beh, è stato un impatto importante a Trieste, è stato un impatto importante per tutti, non dico cose nuove. Dal punto di vista strettamente sanitario, avevamo previsto che ci fosse, questa ondata, ma non in questo modo, onestamente, nel senso che pur essendo stato Friuli Venezia Giulia e Trieste, comunque al di sotto di quelle che sono le statistiche, l'epidemiologia che si è avuto in altre regioni, noi abbiamo avuto comunque un cambiamento importante. La pneumologia si è occupata praticamente per abbondantemente quasi 3 mesi unicamente di malati di Covid o quasi unicamente di malati da coronavirus. E questo ovviamente vuol dire una rivoluzione per una struttura come la nostra che si occupa di tantissime patologie acute e croniche e che è abituata a ricevere pazienti un po' da tutta Italia, soprattutto per pneumopatie rare, che si è trovata ad avere una monopatologia quasi in un certo momento di quest'anno. E quindi l'impatto forte, penso che i risultati siano stati buoni, almeno quelli che abbiamo avuto noi, sia in tempo, diciamo della maggior virulenza e della maggiore importanza epidemiologica di questa pandemia, con una mortalità tutto sommato bassa, un ridotto ricorso alla terapia intensiva e quindi insomma avremmo visto un centinaio circa di pazienti e questo diciamo sono i risultati che potremmo vedere se vuole anche in dettaglio. Noi avevamo pensato all'inizio che la malattia potesse avere una mortalità e una importanza come era scritto negli articoli che provenivano dalla Cina, che parlavano di una mortalità sì superiore a quella dell'influenza comune, ma non di tanto, attorno al 2%. Quello che è successo in Lombardia, che è successo con un certo anticipo rispetto al Friuli Venezia Giulia, ci ha consentito di capire che le cose stavano differentemente. Quindi probabilmente qualche cosa era cambiato o qualche cosa non era stato detto e abbiamo avuto la possibilità di organizzare un sistema che metteva tra le malattie infettive e la terapia intensiva vera e propria, detta anche rianimazione, la semitensiva respiratoria, la pneumologia come cuscinetto per i casi più gravi di polmonite bilaterale. Continuiamo a seguire le regole e le attenzioni che vengono appunto date dalla direzione, vengono date dalla regione, nonché dal ministero. Quindi massima precauzione. Ovviamente questo ha cambiato una serie di comportamenti che noi dobbiamo tenere non solo all'interno dell'ospedale, ma soprattutto l'accessibilità. Oltre che per i parenti, anche per le visite normali che si sono ridotte, c'è un accumulo di visite che non sono state evase e che quindi con le problematiche del distanziamento, dei tempi, della pulizia, dei filtri, ci porta purtroppo a offrire una recettività inferiore, quindi vediamo meno pazienti di quanto normalmente siamo abituati. Per quanto riguarda il virus in quanto tale, le ultime polmoniti gravi, perché sono della metà di aprile, poi non ce ne sono più state. In pratica non si sarebbe parlato di coronavirus, non ci sarebbe stato tutto quello che è successo se non ci fossero state queste polmoniti bilaterali con insufficienza respiratoria che contemporaneamente colpivano molte persone insieme. È questo che ha creato l'intasamento delle strutture sanitarie e anche ovviamente l'impatto sulla mortalità e tutto il resto.
il contagio in quanto tale, se fosse rimasto a un contagio con una malattia virale più o meno importante, ma sicuramente simile ad altre malattie virali, non avrebbe determinato tutto quello che c'è stato. Quindi il problema vero, dal mio punto di vista, non solo perché sono le patologie che abbiamo visto in modo prioritario, è quello delle gravi polmoniti. Questo tipo di situazione praticamente non si vede più dalla metà di aprile. Ora, quali siano esattamente le condizioni ambientali stagionali che favoriscono il coronavirus, in parte si sa, ma per la maggior parte non si sa. Questo bisogna dirlo, al di là di tutto, sulla domanda cruciale, ritornerà in autunno o non ritornerà in autunno, noi possiamo dire, verosimilmente, se si comporta come altri virus respiratori, può tornare dall'autunno all'inverno inoltrato. Questo è una possibilità, quindi diciamo non si può escludere. Il perché un virus si comporta in questo modo, la ricerca scientifica non l'ha ancora chiarito. Caldo, freddo, umido, tutte cose che sono state dette, ma vediamo che anche nell'attuale diffusione della pandemia a livello mondiale, ci sono delle cose che sfuggono, ma noi stiamo parlando di microrganismi estremamente piccoli, che, giusto per dire, a un normale microscopio ottico non si vedono. Fin dall'inizio di questa pandemia abbiamo avuto un grossissimo impegno, praticamente giorno e notte tutto il nostro personale. Però ho dedicato due persone, due specializzandi, esclusivamente al problema della ricerca, quindi con il consenso dei pazienti, la raccolta di campioni, piuttosto che la raccolta dei dati di questa condizione. Abbiamo anche ideato un protocollo di trattamento a base di dosi prolungate nel tempo e basse di metilprednisolone che mima l'andamento della risposta fisiologica alle situazioni di stress del nostro organismo. Ovviamente la risposta che nei casi di Covid gravi è disregolata, si è perso, diciamo, il controllo della situazione da parte del nostro organismo. Ebbene, con il nostro protocollo abbiamo coinvolto 14 altri centri a livello nazionale, in tutto poi che hanno chiesto il protocollo sono stati una quarantina. E abbiamo visto dei risultati importanti di riduzione della mortalità. Siamo in attesa appunto di pubblicazione di questi dati. A nostro conforto anche lo studio inglese Recovery organizzato dalla Università di Oxford ha dato con un altro tipo di cortisonico, anche questo a dosaggio basso e prolungato nel tempo come il desametasone, gli stessi risultati sulla mortalità, per cui penso che siamo sulla direzione giusta e da questo punto di vista ci aspettiamo anche di vedere poi altri risultati con una ricerca che faremo con l'area Science Park sul sequenziamento genico. Diciamo anche questa è in fase di avanzata produzione.